Una sezione cardiaca che noi riteniamo assolutamente fondamentale per lo studio del cuore del secondo trimestre, indipendentemente da quelle che possono essere le raccomandazioni delle società scientifiche, è quella della sezione tre vasi trachea. E vedrete in questo breve filmato come attraverso questa sezione riusciremo ad identificare un'anomalia che, seppur di gravità molto lieve o per nulla grave, è una patologia di difficile diagnosi. Partiamo dalle sezioni standard, dalla sezione delle quattro camere, nelle quali la prima cosa che notiamo è la presenza di un seno coronarico ectasico. Avete visto che le dimensioni erano superiori ai 3 mm, che rappresenta il cutoff massimo per epoca. Questa è una sezione mediastinica ancora più alta, che tornerà utile, però lo vedrete poi in seguito nel corso dello svolgimento dell'esame. Ecco uno degli aspetti fondamentali. Vedete come in questa proiezione noi riusciamo a riconoscere in maniera abbastanza facile la presenza del tronco comune della polmonare, prima della sua biforcazione, l'istma aortico, e notiamo che alla sinistra del tronco comune della polmonare è presente una struttura vascolare che di abitudine non dovrebbe essere presente. Motivo per il quale il nostro studio, sempre in questa sezione, sarà molto approfondito. Ancora, lo vedete qui senza l'utilizzo del colore, come è stata indicata dalla freccia, sia presente una struttura vascolare alla sinistra della polmonare, mentre non riusciamo a identificare in questa proiezione dei tre vasi la normale presenza della cava superiore di destra. Il nostro esame prosegue, verifichiamo che i ventricoli siano ben bilanciati, verifichiamo che il ritmo cardiaco sia normale, ma vedete in questa immagine è fondamentale, l'avete visto prima, come sia presente un regolare setto primo e setto secondo. Torniamo ancora una volta sulla sezione mediastinica alta e confermiamo quello che abbiamo detto poc'anzi, e cioè che vi è un vaso sovrannumerale a sinistra che non dovrebbe essere presente normalmente e che manca la cava superiore di destra. Per cui adesso cominciamo ad ipotizzare che ci possa essere una persistenza della cava superiore di sinistra con assenza della cava superiore di destra. Questa è un'immagine assolutamente indicativa di tutto quello che abbiamo detto finora. Questa è l'aorta presa in una sezione trasversa, questa è la polmonare, e qui vedete il vaso che di abitudine non deve essere presente accanto alla polmonare alla sua sinistra, ed è indicata quindi come persistenza della vena cava superiore di sinistra, mentre manca la vena cava superiore di destra. Vogliamo avere la prova del 9. Mettiamoci nella sezione sagittale dei ritorni sistemici e vedete che manca l'immagine tipica in cui sono presenti sia la cava superiore che la cava inferiore. Qui vedete che la cava inferiore è perfettamente regolare, ma nella porzione dove dovrebbe sboccare la cava superiore in alto a destra c'è un fondo cieco, cioè manca la cava superiore di destra. Altro aspetto importante: riconoscere la direzione del flusso. Vedete che qui abbiamo identificato il vaso sovrannumerario e abbiamo anche osservato che la direzione del flusso va dalla testa verso il cuore. Quindi è sicuramente un vaso che porta il sangue dalla testa verso il cuore e non viceversa, non è un vaso che parte dal cuore. Noi sappiamo che quando c'è la vena cava superiore sinistra persistente, manca la brachiocefalica di sinistra, perché il sangue ovviamente arriva direttamente in cava.
In questo caso invece è presente, ma è presente una vena brachiocefalica destra perché il sangue reflue che torna dalla testa deve passare dalla parte destra del cuore in cui manca la cava superiore destra e a gettarsi nella cava superiore di sinistra persistente. Vedete ancora un'immagine molto chiara in cui sono presenti questi tre vasi, ma hanno una disposizione spaziale anomala, cioè è presente un vaso alla sinistra dell'arteria polmonare e manca invece la normale cava superiore che è presente alla destra dell'aorta. Qui vedete l'arco che non presenta anomalie. Quali sono le considerazioni che noi dobbiamo fare in questi casi? Innanzitutto che si tratta di una diagnosi estremamente difficile, avete visto che è un vaso estremamente piccolo e solo mediante un'osservazione molto attenta della posizione dei tre vasi è possibile riconoscere questa anomalia. Altra cosa importante è un feto in questi casi che va seguito in maniera molto attenta, soprattutto nelle settimane successive a partire dal terzo trimestre, perché vi è un'associazione descritta in letteratura tra la persistenza della cava superiore sinistra e la coartazione aortica, che noi sappiamo essere una diagnosi estremamente difficile, se non spesso impossibile in epoca prenatale. Ultima cosa, l'indagine genetica invasiva a cui si rimanda il genetista per la consulenza, non essendoci uniformità di vedute in letteratura.